Katarina. Ha, ha, ha. Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Katarina. Già riempie la sala del Teatro delle Palme, ci siamo, il grande giorno di Capodanno, il grande giorno del concerto di Capodanno dell'Associazione Noi per Napoli, o meglio del tenore Luca Lupoli, del soprano, la divina Olga De Mai e quest'anno anche dell'attore Patrizio Rispo. Luca, un'esperienza che giunge al suo terzo anno. Sì, infatti, una terza edizione del concerto di Capodanno, siamo pronti a esibirci nei generi che spaziano dall'opera, operetta, canzone classica napoletana, al musical, le canzoni dei film, insomma abbiamo veramente una grande, diciamo, un grande desiderio di esprimere al pubblico le nostre emozioni, le nostre passioni con questi generi musicali. Olga De Maio, come una regina qui a Napoli, come a Vienna. Esattamente, il concerto vuole appunto riprendere un po' i fasti viennesi e questa mise proprio è d'introduzione per un valzer importante. Un valzer importante, prima del quale ci sarà un intervento altrettanto importante come del resto per tutta la serata, quella di Patrizio Rispo. Faccio un po' da padrone di casa, faccio da tramite tra gli artisti e il pubblico, festeggiamo insieme questo primo dell'anno. Ci augureremo le cose migliori, ma la cosa fondamentale ci auguriamo di dar peso alle parole, di goderci noi persone, sentirci, ascoltarci, essere felici, perché le parole hanno perso senso, è vero, certo. Solo chiacchiere. Invece quest'anno vediamo di fare i fatti. Abbiamo il soprano Olga De Mai, il tenore Luca Lupoli, l'altro tenore Lucio Lupoli, il baritono Marco Cristarella Orestano e poi abbiamo il maestro concertatore, direttore d'orchestra Nicola Capano che dirige il coro polifonico Fedreo. Abbiamo l'ensemble Noi per Napoli, questo coro. Ma dove stavate? Mi stavo qua dietro, dove stavate? Non lo so. Tutta questa gente qua, il coro. Eh sì, se non è chiaro. Avevo pensato che era il pubblico, infatti dite non è che ci stava, perché stavate qua fuori alla fuori. Tutto vestito uguale. Infatti, io ho detto che a Napoli ultimamente l'eleganza, però io per strada così non li ho visti mai camminare. Sapete chi è lui? Mi interessa saperlo, no, se non mi interessa non mi dico. Dite sì, c'è qualcuno a cui interessa sapere chi è questo signore? Dite sì, dite sì. Grazie, grazie. Ma perché dopo porta? Perché non avete visto il suo blocco, lui è un grande critico teatrale. Grazie. Giuseppe Giorgio, grazie. Grazie a un blog che si occupa di tutti gli eventi. Grazie, un grande attore che non ha bisogno di presentazione, Patrizio Rispo. Mio biografo. Agiografo, perché per molti sei un santo, per molti sei un santo. Facciamo il piramide, vediamo se riusciamo a farlo aspettare. Che dici, Patrizio, cominciamo. Tu prima parlavi di tempo, quindi cosa c'è migliore del tempo per iniziare con il tempo di un valzer? Che tempo è? Un valzer viennese. Tre quarti. Bene, il famoso valzer viennese, il sangue viennese, Johann Strauss. Sentiamo. E andiamo in parlare sul Danubio, trasferiamoci a Vienna. Buonasera. Devo salvare il coro o no? No, no, dopo, arrate. Thank you.
cosa ascolterà il pubblico questa sera, qualche anteprima? Beh, ascolterà il celebre valzer Il sangue viennese, poi ascolterà brani dall'opera Carmen, poi ascolterà canzoni napoletane Tuca non chiagna, Buchel, poi ascolterà l'operetta Tu che mi hai preso il cuor, qualche operetta poco conosciuta tipo Il Paganini di Lear. Insomma, abbiamo veramente un bel, spazieremo in un bel genere di musica che va dall'Ottocento fino ai giorni nostri. I brani di appannaggio di Olga De Maio, del soprano Olga De Maio, quali saranno? Ma pur essendo soprano, a parte i brani d'operetta, canzoni classiche napoletane, quello che rientra maggiormente nel repertorio, stasera mi cimenterò in Carmen. Wow! Mamma mia! Può essere un po' più sensuale per tutti. Benissimo. Patrizio, invece i tuoi interventi poetici, su quali autori si fermeranno? Sì, musicisti e sì, cantanti, mi sa che stasera voglio cantare pure io. Peggio per loro, così si imparano a venire al concerto nostro. Io allora presento soltanto, posso cantare pure io una canzone? Canti con me, anzi mi date un'idea, canteremo io e Giuseppe Giorgio stasera, non ve lo perdete. Pioverà. Già sta piovendo. Oh, già si è preparato. Okay, grazie. Bene, allora non ci resta che augurare per questo concerto di Capodanno un inizio strepitoso e che sia scoppiettante di musica e con tanta allegria e con tanta gioia di vivere che vogliamo trasmettere ai nostri spettatori stasera. Buon anno dunque, buon anno. Auguri a tutti. Questa tua esperienza, ce ne vuoi parlare? Guarda, io mi diverto sempre di più a fare questa sorta di interventi artistici con le orchestre, con il coro, l'ho fatto col San Carlo, con parecchi gruppi musicali, ed è una forma di spettacolo secondo me che funziona, è molto carina perché ti permette di avere un contatto diretto col pubblico, di giocare con i musicisti, di ascoltare della buona musica, e credo che le due ore passate con questo tipo di spettacolo sono piacevoli, anche perché il teatro ogni tanto qualche sorpresa la dà, sorpresa non tanto positiva, perché oggi diciamo che manca una drammaturgia che racconti il quotidiano, poi lo dico a lui è un critico teatrale. Grazie, grazie. Cioè, il teatro deve raccontare la realtà, se no non interessa, se non quel pubblico che già è esperto, quindi va a vedere un po' come l'opera lirica, va a vedere l'esecuzione. Invece la gente vuole sentire parole nuove, fatti nuovi, vuole vedere il rispecchio della realtà.
e non sempre succede. Grazie Patrizio Rispo. Tu però stasera avrai un ruolo particolare, fare dei trade union tra questi brani classici della lirica, dell'operetta, delle colonne sonore da film con la poesia, con dei versi poetici. Guarda, io voglio augurare al pubblico tuo e anche della serata di far riappropriare alle parole il gesto, l'azione che di solito consegue, perché sono anni che io sento parlare di fatti che poi non avvengono. Allora col 2018 riappropriamoci del senso delle parole e facciamo quello che dichiariamo di fare o quello che sogniamo di fare. Quindi un inno alle parole stasera. Quindi in una umanità che sembra deridere gli ultimi superstiti delle arti, viva la poesia. Viva la poesia, viva la poesia, lì dove ogni parola è una frecciatina sul cuore. Bellissimo. Bellissima davvero, Patrizio. Auguri, buon 2018. Voglio raccontare un aneddoto per farvi percepire la sintesi, la grandezza di Edoardo, che era lapidario nelle sue cose. Dovete sapere, nel nostro lavoro, nel lavoro dell'attore, la cosa più faticosa, perché è un lavoro che noi facciamo con amore, quindi stiamo a orari, scopi, eccetera, ma lo facciamo con grande amore, la cosa che più ci nervosisce sono le attese. Come si arriva sul set, la prima cosa si chiede dove mi metto, no, perché noi siamo convocati con la troupe e si sta le ore mentre fanno le luci, mentre sistemano le cose, per cui queste attese sono note nel nostro ambiente. Un giorno Luca De Filippo andò dal padre, dopo tanti anni in teatro, e disse: papà, io quest'anno non vorrei fare tournée con te, vorrei fare un po' di cinema. Edoardo guarda e dice: trovate una seccia, perché il succo era quello. Tutti hanno scritto Napoli canzone appassionata, tutte le bellezze Napoli sono state decantate, da Bobbio a Tagliaferri, di Giacomo a Valente, in prosa, versi e musica, ma chi può dire più niente? Chi teno coraggio e dice qualcosa dopo casti poeta, grossa assai, d'accordo sono stata di una cosa, casto paese non si scorda mai, sta Napoli regina di sirene, che più a guardarmi più a porirmi bene. La tenga sana sana l'indivina, porta l'indopore, che già fa? Napoli si combo zucchero, terra d'amore, che rarità. Zucchero, tamburro e femmina, io core Napoli che può cantare. Napoli tu sei adorabile, siete sto cuore che devo dicere, zucchero, tamburro e femmina, chi è nata a Napoli, non ci può morire. Dopo, un grande popolo. Thank you.
Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Katerina. Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Katerina.